certamente apprezzare l'accoglienza e profondità di queste tesi hegeliane, sarà sufficiente ricordare che la categoria fondamentale della terza, culminante e conclusiva sezione della scienza della logica è quella del concetto puro, reiner Begriff, che si dirime nei momenti dell'universalità, della particolarità e dell'individualità, e che la forma immediata in cui l'individualità si presenta alla riflessione è per l'appunto la singolarità dei fatti storici. La stessa autocoscienza logica del pensiero puro sarebbe dunque impossibile se essa, contrariamente a quanto vuole la metafisica aristotelica, ad esempio, non fosse intrinsecamente mediata dalla comprensione dello sviluppo storico della filosofia. Sviluppo storico che, diversamente da quanto sostiene lo storicismo contemporaneo, non si dirime in una serie discontinua di fatti particolari e di epoche transeunti, bensì si configura, come si è detto, come una scala di forme in cui sempre più adeguatamente si realizza la soluzione dell'unico fondamentale problema della filosofia, il problema metafisico. La storia del pensiero filosofico, osserva ottimamente a questo proposito Collingwood, è una storia genuina nella misura in cui ciascuno degli eventi in essa contenuti conduce al successivo, nella misura cioè in cui ciascun filosofo ha appreso la sua filosofia studiando le opere dei suoi predecessori. In questo caso, infatti, ciascuno tenta di fare ciò che i suoi predecessori fecero, cioè filosofare, ma di farlo meglio, facendolo diversamente, assimilando tutto ciò che sembra vero, rifiutando tutto ciò che sembra falso e producendo così una nuova filosofia che è nel contempo una versione migliorata dell'antica. Il suo successore, a sua volta, sta con lui nella medesima relazione e così l'intera storia del pensiero è la storica di un unico continuo, Collingwood dice sustained, io traduco con continuo, tentativo di risolvere un unico problema permanente in cui ciascuna fase fa avanzare il problema in proporzione a tutto il lavoro fatto su di esso nell'intervallo e riassume i frutti di questo lavoro nella forma di un'unica presentazione del problema. In una storia di questo genere tutte le filosofie del passato sono proiettate in quella presente e costituiscono una scala di forme senza inizio e senza fine, nella quale esse differiscono sia in grado che in genere, sono distinte l'una dall'altra ed opposte l'una all'altra. Fine citazione e fine della relazione. Grazie per l'attenzione. Prima di tutto per la discussione, sentiamo tutti. Modri tu, quindi guidi tu anche. Sì, sì. Allora direi la relazione è stata molto ampia, insomma, e profonda, e diciamo abbiamo praticamente, il professore ha trattato un po' le principali correnti filosofiche, i principali filosofi. Quindi sicuramente ci sarà molto da dire e da discutere, anche se siamo un po', diciamo, una decina di minuti in avanti rispetto al programma, però poi li possiamo recuperare in sede di... abbiamo un tre quarti d'ora alla fine. Sì, no, possiamo tranquillamente avere una discussione, quindi chi... se ci sono già domande, se c'è qualche spunto di qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento. Allora inizierei, se non c'è nessuno che vuole iniziare, inizio io. Allora, direi anzitutto mi ha colpito molto il riferimento a Vico, che la prima volta che l'ho letto in modo nelle sue opere. E chiaramente la posizione di Vico è molto interessante perché in qualche modo, anche per molti storici della filosofia, anticipato diverse cose di Hegel. È vero che per Vico questo rapporto tra l'autore del fatto e il fatto, tra chi ha prodotto, diciamo, l'essere e l'essere,
questa corrispondenza che ci deve essere, solo chi veramente ha fatto qualcosa lo può capire. Si riferisce al mondo umano, chiaramente, perché giustamente la natura l'ha fatta Dio. Questo pensiero poi lo ritroviamo però chiaramente in Hegel, è il Logos, è l'assoluto che ha fatto tutto. Allora quindi la prima riflessione che mi viene è quella della, perché poi, del rapporto fra Wittgenstein e Hegel, perché non c'è un, studiando Hegel non c'è un, è una domanda molto e quindi come si vede questo? Non c'è un riferimento allora, preciso. Cerco di essere molto sintetico. Hegel non si è mai interessato a Wittgenstein. L'hegeliano ortodosso Augusto Vera lo ha trattato in maniera sprezzante dicendo che non voleva nemmeno prendere in considerazione perché Vico non aveva una sua metafisica. La prima volta che io ho letto la Scienza Nuova sono rimasto molto perplesso. Perplesso perché è un'opera di 500 pagine in cui nelle prime 100 pagine si tratta di quelli che i filosofi considerano generalmente i problemi della filosofia. Per 400 pagine si va avanti tutto in analisi filologiche sulla storia romana, sulla scoperta del vero Omero, sulla coscienza dei primitivi, sulle età poetiche, eroiche e umane della storia, e qui sembra veramente che non ci sia nessun nesso logico, e allora si spiega anche perché Hegel e Vera non abbiano molto apprezzato il pensiero di Fico. Però recentemente, tornando a leggere le prime 100 pagine, qui si trova che Vico è un pensatore oscuro, direi, è un pensatore come Giordano Bruno e altri grandi pensatori italiani, che non è una vera e propria mente logica, chiara, capace di pensare in maniera chiara e distinta come vuole il pensiero oggi. Pensa in maniera mitica sempre, anche quando ci formula dei filosofemi. Ecco, la base della sua concezione sono tutti miti o sono filosofie del passato interpretate miticamente senza, ad esempio Platone, si riferisce moltissimo a Platone, e Platone chiaramente non è il Platone del Parmenide o del Sofista, è quello dei miti platonici, e d'altra parte con scarso senso critico mette assieme in questa sua teoria della storia l'idealismo metafisico e mitologizzante di Platone con l'empirismo di Bacone, che anche lui entra in questa strana fusione, quindi chiaramente analizzato da un punto estremamente critico non regge il confronto, a mio giudizio, con la serietà teoretica di un Cartesio, di uno Spinoza che lui pure rifiutava. Però se noi cerchiamo di disporci in un'ottica che non richiede la rigorosa coerenza logica della forma e cerca di scoprire il vero anche nella forma di un pensiero che in fondo rimane mitologico, io sono stato molto colpito da questa tesi di Vico, che in fondo la filosofia è sì metafisica, ma è una metafisica delle modificazioni della mente umana, cioè una metafisica immanente, non trascendente, sebbene Vico tenga ferma la fede in un Dio trascendente. E dall'altra, nel fatto che questa mente umana non è mai sempre solo la mente dell'individuo, che anzi a volte agisce in maniera completamente contraria, cioè gli individui perseguono tutti fini egoistici, ma c'è questa provvidenza divina nella storia che orienta contro la loro volontà le azioni motivate da interessi egoistici degli individui nella produzione di un bene comune. E questo chiaramente è quella concezione di una ragione immanente che nelle cose non ancora in noi, la Vernunft an sich, che non è ancora giunta alla propria autocoscienza, che noi troviamo in Hegel, ma troviamo anche in altri pensatori anglosassoni come Thomas H. Green accennata, cioè questa idea che il corso storico chiaramente non è prodotto coscientemente dai singoli attori, Cesare, Alessandro, eccetera, non avevano la visione del fine ultimo della storia, agivano per ambizione, per volontà di potenza, eccetera, e tutti gli altri agiscono per avere qualche vantaggio. Però c'è questo piano segreto della provvidenza divina che fa fare agli uomini il contrario di quello che volevano fare. Volevano essere egoisti, e lussuriosi, e feroci, bestiali, come dice Vico, molto pittoresco nel suo linguaggio, e poi diventano invece uomini civili. E questa è l'operare della ragione della storia. Hegel pensa in termini completamente analoghi, ma Hegel è un pensatore, contrariamente a quanto certe cattive interpretazioni, estremamente logico e rigoroso, cioè si propone di dimostrare ogni tesi che afferma e non pensa più in maniera mitologica. Ecco, questa è la grande differenza. Perciò io sono molto così incerto per una valutazione di Vico, sono così colpito dalla profondità delle sue intuizioni, ma rimango sempre fermo all'idea
che nella filosofia moderna non si può più pensare in maniera mitica e che la lezione di Cartesio e Spinoza e anche di Kant, da questo punto di vista, ha posto proprio dei confini precisi, cioè si può parlare di metafisica come faceva Spinoza, ma solo attraverso un ordine geometrico, cioè un metodo razionale rigoroso. E questo metodo razionale rigoroso io in vico non l'ho trovato, se altri lo trovano mi fanno un favore, perché io apprezzo insomma la profondità di questo pensatore. Questo è quello per... Ci sono altri che vogliono intervenire su questo rapporto vico e la filosofia? Io sono molto ignorante, se non così, e quindi non posso intervenire. Alfredo, tu hai parlato, tu di storicismo sei un maestro? Ma guarda, io... Vieni qua. Anzi, puoi dire tutto quello che vuoi. Sì, lo tengo fermo. Ho trovato molto bella, come sempre, la tua esposizione e anche l'intento dimostrativo, perché non si leggono più cose di filosofia che non siano descrittive, ipotetiche, evocative, ma dimostrative. Nessuno pretende più di dimostrare niente. Questa è la sensazione che ho io negli ultimi decenni della mia esperienza filosofica. Tu invece sei l'unico che io conosca che ha la forza, la capacità di dimostrare qualcosa. La tua dimostrazione relativa allo storicismo la condivido. Lo storicismo è un ismo e non vale un granché. Forse non merita una confutazione come la tua. Mentre invece... per favore. Quindi, tolto di mezzo lo storicismo, tolto di mezzo anche come problema, insomma, teorico, per me il mio orizzonte è il seguente. Da una parte c'è Hegel, cioè c'è l'ultimo grande teorico che crede nella filosofia, crede. Bisogna riflettere su questa parola, io la uso a ragion veduta. Crede nei concetti. È un personaggio assoluto perché è un rivoluzionario, è lui che ha introdotto i fatti storici come fatti degni di riflessione filosofica. Nessun altro l'ha fatto, certo Vico, cioè Vico è un anticipatore, Vico era irresponsabile, era uno di questi personaggi geniali che non sono responsabili di quello che dicono. Anche quando si dimenticava di chi fosse e cosa volesse, apriva la bocca e veniva a fare qualcosa di buono. Quindi vabbè, teniamocelo così. Per me è una delle letture più belle. Cioè, oltre a Teofilo Folengo, che nessuno conosce, ma che io ho già, oltre a c'è Vico, capito? Ma anche Croce, un grande scrittore italiano. Insomma, i concetti Hegel li ha inventati di nuovo. Hegel è uno che ha vissuto in maniera talmente profonda, grazie a Kant, che aveva naturalmente fatto terra bruciata di un mucchio di cose, di pregiudizi. Hegel ha preso la logica, i concetti filosofici, eccetera, li ha semplicemente cestinati, cioè era un assoluto irrazionalista da questo punto di vista, perché la tradizione concettuale viene comunemente identificata con la tradizione della ragione. Ha scartato tutto questo, la logica aristotelica, platonica, neoplatonica, la meravigliosa filosofia e teologia mitologizzante del neoplatonismo che dura, è la vera filosofia perenne, insomma, che dura non so quanti secoli. È l'unica che Hegel in un certo senso abbia preso davvero sul serio, anche se naturalmente non l'ha accolta passivamente. Però Hegel ha creato una nuova concettualità. Non so se ci si rende conto di cosa significa. Non si può dire che sia irrazionalista perché ha cestinato la vecchia logica. E non si può neanche dire che sia razionalista perché ne ha inventata un'altra. È semplicemente un genio creatore, è uno che, come Vico, sapeva creare, ma con uno stile completamente diverso, cioè lo stile che tu preferisci, lo stile dimostrativo, l'assoluta fede nella forza, nella potenza dei concetti.
ha distrutto i concetti, sembrava quindi contrario, e invece no, il suo problema fondamentale è dimostrare che il concetto fa fatica, cioè lavora, fatica in senso napoletano, cioè lavora, il lavoro del concetto. Siamo nel Settecento, il concetto di lavoro è fondamentale, influisce dappertutto. Hegel non era separato dal mondo, sentiva tutto il fluire della cultura di questo secolo straordinario e del precedente. Quindi per me rimane un punto di riferimento assoluto, di riferimento. Io non sono hegeliano, anzi sto ben attento, perché se mi avvicino troppo a Hegel mi mangia, cioè ho paura di essere divorato a lui si deve quella famosa frase, tale pollo troverà la sua verità questa sera, mio, grazie a me, nel senso che se lo si apprestava a mangiare al pollo. Personaggio davvero grande, in un certo senso incommensurabile, non ha bisogno di essere difeso, ha bisogno di essere sfruttato, utilizzato, interpretato, tutto quello che vuole. Ne parlerà lui domani. Comunque, dopo però, oggi, anche chi non vuole, anche chi, io, come tu sai, io ho tradotto Essere e Tempo, contro la traduzione di Chiodi, esistenzialistica, cioè fraintendente. E anche tu ho l'impressione che indulgi un po' all'idea che Heidegger sia vicino all'esistenzialismo. Per me non lo è assolutamente. È un filosofo dell'essere, ed è un filosofo nichilista, e un nichilista non è esistenzialista. I nichilisti sono i filosofi dell'essere, perché l'unica relazione che c'è tra nulla e l'essere non interessa l'esistenza, perché se no diventano dei predicati, no? Essere nulla diventa un predicato, ma a questo punto non finiamo più, nascono questioni terribili. No, prego, posso rispondere? Oh, altro qui. C'è un'osservazione interessante, spero di avviare anche che è del professor Marini, che appunto ritiene di insistere sul fatto, forse da me trascurato, che Heidegger in fondo non è un pensatore esistenzialista. E qui c'è del vero in questa tesi, però bisogna anche dire che Heidegger ufficialmente designa la sua filosofia come ontologia esistenziale, existenzielle ontologia. Però vuol dire un'altra cosa. In Essere e Tempo, che il professor Marini ha tradotto molto bene, Heidegger in effetti introduce una distinzione che è cruciale a questo proposito, quella tra una considerazione esistentiva dell'esistenza umana e una considerazione esistenziale. Considerazione esistentiva, ad esempio, è quella di Kierkegaard, cioè è una forma di resoconto psicologico delle proprie esperienze interiori. Considerazione esistenziale è quella che fa una scienza a priori, ecco, del suo oggetto, che è l'esistenza umana, e questa scienza a priori avanza la pretesa della scientificità, e quindi è ontologia e non è esistenzialismo nel senso più triviale del termine. E qui Heidegger però riconosce anche il suo debito alla fenomenologia husserliana, cioè l'idea della filosofia come scienza di essenze o di eide, cioè oggetti ideali a priori, viene accettata da Heidegger, e questo appunto conferisce la sua ontologia esistenziale una pretesa teoretica, ecco, che non si trova in Kierkegaard, e io direi, lo voglio sottolineare oggi, è andata completamente perduta nell'altro pensatore che viene considerato un grande pensatore esistenzialista, che per me assolutamente non vale niente, che è Karl Jaspers. Lì veramente abbiamo l'esistenzialismo più triviale, ridotto a una descrizione di fatto di coscienza, ecco. Invece in Heidegger c'è, almeno in Essere e Tempo, la pretesa di arrivare a una concezione esistenziale e non esistentiva della, e qui su questo siamo d'accordo. Però rimane sempre il fatto, questa è la forma del sapere, la forma fenomenologica della priori, ma il contenuto, come genus, è sempre desunto dall'intuizione sensibile, l'evidenza immediata della percezione sensibile, e questo è il presupposto tipico dell'empirismo, ci porta verso quella fatticità contingente che poi gli altri esistenzialisti trivializzeranno ancora più. Però in Heidegger c'è questa ambiguità, però ci sono entrambi gli elementi, altrimenti non avrebbe scritto una discussione critica della storia della metafisica, perché se fosse stato veramente un ontologo l'avrebbe trattata con un pochino più di rispetto, no? Prego, prego. Comunque è interessante questa osservazione.
professor De Capo. Vieni qua. Chiedo venia nel senso che io non sono un esperto di Egas, assolutamente, non nemmeno di Vico. Però diciamo l'intervento del professor Marini, credo? Marini. Professor Alfredo Marini. Alfredo Marini mi ha un po' sollecitato, in che senso? Io, come avete visto forse dalla locandina, parlerò addirittura di filosofia della scienza, questa cosa terribile che magari non so, non è molto simpatica a voi filosofi tradizionali. Però lì in Heidegger diceva giustamente Giacomo la distinzione esistentiva e esistenziale, no? In Heidegger. E si precisa, secondo me, io non sono uno studioso di Heidegger, però si precisa in quella specie di strana lettera sull'umanismo che lui scrive, non so se bene a Sartre, probabilmente a Sartre. Secondo me contro Sartre, perché dice giustamente, rovesciando, non è che si esce dalla metafisica, rovesciando l'esserci, l'esistenzialismo di Sartre, è in fondo una metafisica anch'essa. Cioè lì c'è il passaggio, secondo me, in Heidegger, che a me interessa molto, di questo allontanamento dalla strada del Dasein alla strada del Sein. Cioè, come posso dire la cosa? Tutta la storia del mondo è la storia dell'uomo, sì, certo, ma forse no. C'è un punto di vista diverso? E certo, il punto di vista diverso in genere è quello della religione, c'è un punto di vista teologico, ma ci può essere anche una storia del cosmo, dell'essere. Questo è il dubbio, secondo me, che c'è in Heidegger. In fondo l'umanismo è un antropologismo, è una forma di soggettivismo, dice lui, nella lettera sull'umanismo. Adesso che questa dimensione qua possa essere stata letta in senso politico in modo terribile, perché appunto forse qui c'è anche una radice del nazismo, secondo me, e secondo lei no, ma secondo me sì, perché se l'uomo è un prodotto del cosmo si può manovrare, manipolare, distruggere anche, insomma, questo. Però è interessante l'idea che per la prima volta nel corso della filosofia occidentale qualcuno si pone fuori dal dibattito degli uomini. Un pazzo? Probabilmente sì, però un pazzo, come dire, suggestivo. Perché l'essere non è il Dasein, il Sein non è il Dasein. Se il professor Marini vuole rispondere, discussione tra loro, vuole rispondere. Magari lo possiamo fare dopo, in serie di discussione plenaria possiamo riprendere. Dunque, se non ci sono altre domande, tu direi possiamo, perché siamo un po' in ritardo, però recuperiamo dopo, quindi non ci sono problemi. Io direi che facciamo una decina di minuti di pausa e poi c'è la relazione del dottor Cammi, Hegel dopo Kant, la possibilità della metafisica. Quindi una decina di minuti di pausa e ora dovrebbero essere le 6, sono le 18, ci vediamo alle 18:10, 18:15 e riprendiamo.